Cioè, scherzo, tutta la parte numero 14 del Let's Play Metroid Dread. Allora, andiamo avanti. Siamo nella prima zona del gioco, Artaria, che però è rimasta tutta completamente congelata. Perché, come si dice, quell'altra zona, quella infuocata, non arriva più calore, sostanzialmente. Quindi immagino dobbiamo andare lì. Allora... ok. Non importa, basta che andiamo su. Ah! Intanto possiamo prendere questa. Sì, non me ne frega niente di voi. Esseri inutili. Ma qui è chiuso. Ah no, è aperto. Su non c'è niente. Qui c'è una porta congelata. Qui c'è un sabato missile già ottenuto. Qua sopra in questa stanza c'è... aia. Un oggetto che non ho mai ottenuto. Serbatoio missili, ok. Quindi, dove andiamo? E qua non si può andare. Qua non si può andare. A meno che non c'è modo per rompere porte congelate. Ma non mi risulta. Penso proprio che non si possa andare lì. E non è che rimangano tante strade allora, eh. Anche perché il teletrasporto per la regione infuocata dov'è? Tipo qua. Ma cazzo ci arriviamo? Ah, dobbiamo passare per di qui. Che vuol dire che dobbiamo andare qua? Che vuol dire che dobbiamo passare per di qua? Che vuol dire dobbiamo passare o per di qua o per di qua? Probabilmente da qua. Qui, qui. Qui, qui. Dobbiamo riuscire a trovare un modo per entrare qua dentro. Semplicemente. Però la porta è congelata. Qui non c'è il modo per rompere, no? Ah, invece sì. Ok. È risolto, ok. Qui si può salvare, ma non ci serve. Sì, è giusto. Ora, qua si va su. Poi si va ancora su qui. E da qui si va di nuovo su. Giù stavolta. Sto abbastanza rushando i nemici. Voglio andare avanti. Anche perché c'è... cioè non è un RPG. Non è che abbiamo un vero incentivo per affrontare i nemici. Se riusciamo a evitarli. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Cataris. C'è qualcosa che blocca il flusso di calore da Cataris ad Artaria. Ok. Allora, adesso possiamo anche entrare nella la... no, wait, what? È congelato anche qui. Ci sono anche qui zone congelate. Dove possiamo andare che prima non potevamo... che prima non potevamo raggiungere? Zona di... a me mi viene in mente zona con della lava, magari. Lava come lava. Questo, per esempio. Questa è una cosa che prima non potevamo vedere. Però è congelata, quindi non è lì che si va. Vabbè, innanzitutto andiamo... finché c'è un percorso obbligato, seguiamolo. Da qui si va giù per forza. E qui si può andare su o giù. Qui porta qua, che porta qui. Lì dentro serve solo per salvare, quindi
quindi si va di qua. Ok. E siamo qua. Potremmo entrare qua dentro e veniamo sparati qui. Qui c'è blocca termine. Attenzione, attenzione. Se noi entriamo qua, ci porta qui, che è sostanzialmente isolato, perché c'è botola termica e botola termica. E, tra l'altro, non c'è nessun'altra strada in cui andare. Se ci porta in una strada completamente isolata, vuol dire che lì c'è da fare qualcosa. Esatto. Battaglia boss. Eccolo lì. Ok. Ok, fa una pausa, va bene. Sì. Ah, però attenzione, se stai sulla scia ti prendi danni, ok. Penso tu debba far così tipo. Fai così, aspetta che finisca il getto, vieni qua. Ho toccato un pixel del suo. Ok, fa doppio slash, va bene. Ok, no, devo andare dalla parte opposta, va bene. Ah, tipo si fa pure il counter poi, bastardo. Va bene, Ok, ho imparato un po' le sue mosse. Non sembrano essere mosse particolarmente difficili da evitare se le conosci, quindi vai, sono fiducioso. Caricamenti della Switch, va bene. Dai. Come boss in realtà da combattere. Un botto di vita, perché sto facendo un sacco di danni in teoria. Ok. Uno e due. Otto. Vabbè, immagino morirà a breve, ce lo sto minando a un'ora. C'è di solo l'attacco più forte che ho. Ok. Cosa sta facendo? Ok, mi sei di attaccare di 4 arti. Basta facendo. Che figata! Questo è un pattern molto alla Hollow Knight. Però è difficile, eh. Bastardo. L'attacco lì è difficile.
Ah, adesso fa anche l'attacco. No, perché non sta... perché non lo stavo guardando. Stavo guardando dall'altra parte. Devi fargli un buon parry perché devo curarmi. Ok, questa è un'occasione. Va bene, gli ho fatto due danni. Ok, basta fare semplicemente un salto. Lo devi timare bene, basta fare semplicemente un salto. Cosa fa? Ah! Che cazzo fai arrivare così in alto? Cioè... ti richiede una precisione esagerata. C'è qualcosa che devo imparare bene di quell'attacco, perché... quando ti fa tutti i fendenti e c'è soltanto un piccolo buchino in cui passare, non penso che ti richieda una precisione così esagerata. Cioè, troppa precisione. Non... è malapena le dimensioni di Samus quella cosa lì. Boh. Allora, questo qua che faccio? Oh, già? Ok. Gli ho rotto tutte le zampe contemporaneamente. Adesso, questo c'è l'attacco difficile. Allora, così è facile, ok. Vabbè. Difficile, cazzo. Perché è proprio poco tempo per reagire. È poco tempo per reagire. Poi ti fa subito questo attacco qua. Lì devi imparare il tempismo. Con l'attacco, però il terzo fendente non lo so schivare io. Il terzo fendente non sono capace. Vai, ti prego, muori a breve. No, ho perso. Questo attacco qui non lo so fare, ho perso. Cioè, vedi, lì devi proprio centrare il punto preciso perfetto, perché è esattamente delle dimensioni di Samus. Non so come cazzo fare. Cioè, per la prima volta sto facendo questa sezione alla seconda volta, diciamo. E muori, dai, per l'amor del cielo. Cazzo di vita hai. Ok. Ma usa i missili. Fa più danno. Qui non è in engine, è pre-renderizzata, quindi non penso ci sia un quick time event da fare. Ok, abbiamo battuto. Alla fine ho anche scoperto come fare il salto che non riuscivo a fare durante l'attacco dove devi muovere, correre. Ma ancora non ho capito come evitare il terzo slash. Quello non è la mia idea. Secondo me non è saltando al momento, non è semplicemente saltando al momento giusto. Cioè, c'è di più. Ok. Abbiamo tipo fatto quello che dovevamo fare, nel senso... abbiamo ridistribuito il calore nel resto della zona, però tipo ho perso energia qui la zona. E fatemi passare su. Quindi ora dove possiamo andare?
Qua, esplorare il resto della zona magari. Per esempio qui c'è il portale blu. Vabbè, iniziamo con andare a salvare. Quindi... vediamo un po'. Qui è raccolto, ok. Stazione di carica, qui è chiuso, qui non porta niente. Qui non resta che andare su. Ah, siamo proprio immuni al fuoco, figata. Adesso sta da qua, per esempio. Possiamo andare a sinistra, volendo. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante qui a prendere le immediate vicinanze. No, andiamo qua. Qui c'è il teleportale. Non pensavo ci fosse qualcosa nascosto, ma sta mai. No! Non ancora, aspetta, aspetta un attimo. Madonna, ogni volta di vedere tutte queste cose non skippabili. E qui ci vuole un equipaggiamento ancora. Non ho. Quindi, ora sì, possiamo andare ad adattare con tutta questa animazione lunga e inskippabile. Allora, qui mi porta tra l'altro molto vicino a una sfera abilità. Quindi stiamo per sbloccare una nuova abilità. Ok, Artaria e non è più congelata. Quindi apriamo qui. E possiamo connetterci a destra oppure possiamo andare a sinistra. Ok. E cosa mi dai? L'attacco a vite. Ok. Quando Samus esegue un salto rotante, la potente energia che l'avvolge la permette di infliggere danni ai nemici tramite un impatto. Può distruggere i blocchi attacco a vite ed è efficace contro i nemici avvolti da energia elettrica. Oh, finalmente possiamo rompere i blocchi blu. Madonna mia, da quanto tempo. Ok. Va bene. Quindi. Qui non serve niente. Dove possiamo andare che prima non potevamo? Qui a sinistra, per esempio. Il gioco ci dice anche che c'è qualcosa di nascosto qua. Parti qua. Non sai sapere da sotto quello. Dove potrebbe essere? E non rompete i maroni voi. Ah. Quindi è qua intorno, dice il gioco. C'è qualcosa di segreto? Non c'è qualcosa di nascosto da nessuna parte, quindi com'è possibile? Pensavo tipo arrivare qua sotto, in teoria sì. Ok. E possiamo arrivare qua. Qui, così magari, ok. Possiamo far così. Ok, eccolo qua. Serbatoio missili, trovato. Ora andiamo dove stavamo andando prima. Così, così. Serbatoio missili. Va bene. Allora, vediamo un po'. Questa porta a Burenia. E va bene, c'è un sacco di roba che posso fare ora che ho l'attacco a vite.
C'hanno un botto di blocchi blu in questo gioco. Ok, qui penso di no. Qui ho ottenuto. Qui c'è il serbatoio di missili. Possiamo andare a prendere questo, ma cioè, nel senso, i serbatoi missili così random, magari li faccio. O tipo se li trovo per strada, o tipo senza registrare. Cosa c'è a Burenia? Vediamo un po'. Questo è il teletrasporto da Burenia, che è qui. Posso prendere questo serbatoio missili, ok. Anche quest'altro. Posso andare qua sopra, vedere cosa c'è qua sopra, per esempio. Ed è qualcosa che sinceramente mi ispira parecchio. Quindi secondo me è il caso di andare lì. Andiamo a vedere cosa c'è. Ok, Burenia. Vediamo un po'. Serbatoio missili facile facile. E va bene. Un punto di salvataggio così. Ah no, aspetta. È più che un punto di salvataggio. Cosa mi devi dire, Adamio? Ottimo lavoro, Samus. Hai salvato il pianeta Grande. dal congelamento e inoltre hai ottenuto l'abilità attacco a vite. Ora sei molto più equipaggiata a combattere Beh, rispetto a sì. quando sei arrivata, ma ancora non sei Ma come pronta fa a per sapere l'ostro lui? ricordo se lo affronti adesso. Va bene, che cosa devo fare io? Ok, salvatore missili più, va bene. Madonna, che mobilità della Madonna che abbiamo adesso. Preso. Sì, ma il cali di frame però. Ah, uno è già morto. Minchia, ma con questa abilità. I eat them at breakfast. Vabbè. Cioè, è la fine. È la fine. Questo equipaggiamento qua. Caricamenti, ok. Siamo tornati qua e ci eravamo già stati. Quindi possiamo riprendere il teleporto alle verde, per esempio, giusto per fare un esempio così. Oppure possiamo esplorare il resto della zona. Qui abbiamo esplorato tutto. Vediamo. Possiamo andare qua. Potremmo andare a Dairon oppure a Gavoran. Questi nomi così esotici. Questo dove porta? Teleporto alle verde dove porta? A Gavoran? Gavoran. Questo non potevamo aprirlo? Vabbè, andiamoci. Volevo comunque andare a Gavoran tanto, quindi va bene. Ok, siamo tornati a Gavoran. Vediamo un po' cosa possiamo fare adesso. Possiamo uscire da qui ed è un buon segno, sinceramente. Ah, però questo si apre da destra? Mi sa di sì. Allora che sola. Vabbè, ma sicuramente c'è qualcosa. Ah, beh, certo! Certo, adesso possiamo aprire questo. Possiamo aprire questo e andati qua. C'è una zona nuova. Ah! Per esplorare. Per esempio qui c'è uno dei punti in cui si salva, punti di salvataggio. Salviamo velocemente, precipitevolissimevolmente e andiamo avanti.
Non mi sputate, non è educato. Qui c'è qualcosa di segreto, dice il gioco. E infatti... cos'è quello? Ah! E dove... oh mio Dio, ho capito. Aia. Vabbè, è molto evidente la cosa che bisogna fare. Spero di essermi allineato bene. Oh yes. Figata però, dai. Modulo di energia, va bene. Andiamo avanti. Caricamenti, ok. Su o giù? Vabbè, su non si può andare, quindi... ciao. Mi hai buggerato. Allora, in qua. Ah! Alzati. Issati. Va bene. Issati. Va bene. Posso... devi diventare qualcosa ancora più grande, mo? Madonna. Aia. Cos'è? E la madonna. Ergiti. Ok. Dai, su. Qua come cazzo si evita esattamente? Non ho capito. Vai. Quanta vita che hai. Ah cazzo. Oh ok. E mollami. Vai. Ma vaffanculo! Ma pensavo fosse il momento di raccoglierlo, ma per favore, ma devo morire così io. Mo questo? Ok, aveva tipo 2 di vita, va bene. Bomba crociata? Ma questi sono un nuovo equipaggiamento, va bene. Cioè, finalmente. Potete a questo estendere in linea retta sia in orizzontale che in verticale. È in modalità morfosfera in punto R e primi Y per far detonare la bomba. Ok. Va bene. Adesso il gioco me la farà provare. Ok. Sì, vabbè. Ah, beh, sì, qui avrei dovuto usare. Se ci muoio. Lo sapevo che c'era un modo per fare una specie di dascino comunque. Cazzo, da metà gioco che lo dico. Ok. Ok, siamo qua. Innanzitutto apriamo la scorciatroia. Anche qui. E abbiamo aperto un nuovo teletrasporto. Per... nuova area. Dove c'è la mia navicella. La mia piccola navicia. Hanubia. Al prossimo punto di salvataggio devo chiudere la parte però. Eccoci qua, siamo arrivati a Hanubia.
Ah, non è un muro, ok. Sicuramente da punto di salvataggio velocemente, però, cioè, è una cosa imperativa. Una cosa obbligatoria, una cosa che viene obbligata. Punto di salvataggio, grazie. Quest'area, Anubia, è sulla superficie del pianeta. Ok. Ce l'hai fatta, Samus, c'è ancora un problema. Distruggere il pianeta eliminerebbe i parassiti X, ma è improbabile che Rostro di Corvo se ne stia con le mani in mano. Mentre questo accade, Rostro di Corvo vuole il DNA Metroid, e questo rappresenta una minaccia per l'intera galassia. Sto cercando di localizzarlo. Torna qui più tardi per un aggiornamento. Va bene. Quindi la mia missione è neutralizzare il Rostro di Corvo e poi scappare da questo pianeta facendolo distruggere completamente, in noncurante delle tutte le forme di vita che ci abitano. Ok, termino qui la parte numero 14 del display di Metroid Horror. Se il video è piaciuto, cliccate il pollice in alto. Vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!